Stati Uniti, primi risultati positivi per un vaccino. Alcuni pazienti sviluppano anticorpi. Gli scienziati, dati incoraggianti. Sperimentazione all'inizio, ma il titolo della società produttrice già vola in borsa. Merkel e Macron, piano da 500 miliardi per la ripresa. OMS, 100 paesi chiedono inchiesta sul virus. Il direttore frena, si farà appena possibile. La Cina si difende, noi trasparenti. Riaprono negozi, bar, ristoranti, ma non dappertutto. Traffico nelle grandi città, più gente sui mezzi pubblici. Nelle chiese tornano le messe, riapre anche San Pietro. A due settimane dalla prima riapertura, tempo valutato per stimare gli effetti sul contagio, curva in netto calo, decessi sotto quota 100, la prima volta dall'11 marzo. Conte, torneremo a correre ma guardia sempre alta, il ministro della salute Speranza ospite al TG3, Di Maio con i ministri degli esteri europei, no blacklist, pronti a accogliere i turisti. Gli organizzatori di concerti annunciano il rinvio al prossimo anno di tutti i grandi eventi dal vivo dell'estate, i biglietti già acquistati saranno comunque validi. Buonasera dal TG3, l'attesa in tutto il mondo è per il vaccino, ma oggi arriva una notizia dagli Stati Uniti, alcuni pazienti volontari avrebbero sviluppato gli anticorpi, ci sono diverse sperimentazioni in corsa, intanto è partita una corsa fra paesi per accaparrarsi le prime dosi, ma partiamo dalle notizie americane con Enza Mirafesta.